faremo il punto sulla BCE non soltanto in compagnia di Carlo Altomonte, Università Bocconi. Buonasera, ben ritrovato sulle fonti. Buonasera a tutti. Senta, non posso non chiederle subitissimo un commento, le sue impressioni dopo la conferenza stampa di Christine Lagarde, e soprattutto lei come ha interpretato i suoi toni? Era un pochettino arrabbiata dopo troppe forse domande focalizzate sull'inflazione, che senz'altro rimane fortemente elevata. Lei si sente di definire questa conferenza stampa più falco del previsto? Ma sì, la Lagarde a un certo punto ha risposto a un giornalista: non voglio insultare la sua intelligenza, continuando a ripetere sostanzialmente le cose che diceva prima. No, direi non più falco del previsto, nel senso che sarebbe stato strano se la BCE non avesse preso in considerazione il fatto che rispetto a, diciamo, l'outlook di dicembre c'è evidenza del proseguire per diverso tempo più del previsto di questa pressione al rialzo dei prezzi, ma questo, se vogliamo, è dovuto allo shock di Omicron. Questa variante ovviamente si è diffusa in maniera molto rapida e molto violenta, non ha causato per fortuna diciamo dei problemi a livello di sistemi sanitari, un po' perché questi erano protetti dai vaccini, un po' perché la variante stessa è meno, diciamo, aggressiva sul sistema umano rispetto alle altre, ma evidentemente ha comunque causato delle storture, dei colli di bottiglia all'offerta, potrebbe causarli addirittura in maniera più avanzata in Cina, e questo evidentemente continua a premere come uno shock di offerta sui prezzi. Quindi quello che si immaginava, cioè che i prezzi avessero raggiunto un picco intorno al mese di dicembre, in realtà è un qualcosa che probabilmente vedremo per i prossimi 2 o 3 mesi, e su questo la BCE ha dovuto un po' cambiare tono, nel senso che ha eliminato il riferimento al fatto che i tassi non saliranno sicuramente mai entro il 2022, e se le cose non dovessero andare come la BCE immagina, evidentemente qualche passaggio dovrà essere fatto, anche in considerazione del fatto che la Fed si farà salire i tassi di interesse già da marzo. Il rischio qui ovviamente è che le due banche centrali eccedano e anticipino troppo lo strumento del tasso. Per questo bene fa BCE in questo momento a restare un po' alla finestra, e la Fed sarebbe opportuno che, iniziando a marzo, gli Stati Uniti sono 6 mesi più avanti a noi, hanno un'inflazione più elevata, hanno un pass-through da prezzi alla produzione a prezzi al consumo più avanzato, hanno salari che stanno salendo, noi ancora no. Quindi tutta una serie di situazioni per cui è bene che la Fed si muova sui tassi prima di BCE, però il rischio qual è? Il rischio è che se Omicron va via velocemente come quanto è arrivata, questi shock da offerta si riassorbano velocemente, quindi noi già ad aprile potremmo iniziare a vedere prezzi che da soli, da un punto di vista dell'offerta, iniziano a scendere, e a quel punto le banche centrali si trovano ingaggiate su uno scenario di salita dei tassi che sarebbe eccessivo rispetto a quello che poi la situazione ad aprile-maggio richiederebbe. Proprio per questo le due banche centrali comunque stanno dicendo che si mantengono tutti gli spazi di flessibilità aperti, in particolare anche nell'uso del bilancio, nell'uso dei riacquisti dei titoli, che è un modo che utilizzano per poi anche modificare la forma, la pendenza della curva dei tassi di interesse. Ecco, non posso non chiedere come bisogna interpretare in questo senso la reazione del mercato, soprattutto in termini di mercato obbligazionario, che proprio in questo istante stiamo vedendo il Bund tedesco, il Bund decennale, tornare in positivo, stiamo parlando sempre in termini di rendimenti, e lo spread tra il BTP e Bund a 149 punti base. Come bisogna interpretare, ecco, appunto, questa impennata in termini di rendimenti? Ah, il mercato, diciamo, come sempre è molto primitivo nelle sue reazioni, quindi per lui il è acceso o spento, i tassi salgono o non salgono. Quindi quando ci sono segnali che i tassi potrebbero salire, si vede inflazione, i tassi salgono, e quindi ovviamente su questo anticipo di salita dei tassi iniziano a muoversi ovviamente i mercati obbligazionari. Questo è un effetto naturale, però quello che il mercato in questo momento secondo me sta sottovalutando è il fatto che qua non siamo in presenza di uno shock di domanda che sta tirando su prezzi e inflazione, che quindi si combatte con la normale graduale salita dei tassi di interesse. Qua siamo in presenza di uno shock di offerta, tipo lo shock petrolifero degli anni 70,
e combattere uno shock di offerta con tassi di interesse eccessivamente elevati rischia di farti trovare in uno scenario di stagflazione, nel senso che tu ti trovi con uno shock riassorbito, prezzi che da soli scenderebbero, ma che a questo punto vengono aggravati da uno scenario di tassi che è salito e che comprime anche la domanda. Quindi gestire gli shock da offerta con la politica monetaria è sempre una cosa maledettamente complessa. Non a caso la Fed nel 74 prese una cantonata non indifferente che poi la portò su livelli di inflazione a due cifre e obbligò Paul Volcker a un importante esperimento di deflazione di successo dal 79 all'80. Quindi da questo punto di vista dobbiamo essere, diciamo, un po' attenti alla reazione di mercato che sta scambiando, secondo me, o comunque continua a immaginare questo binomio inflazione-tasso come se l'inflazione da domanda e l'inflazione da offerta fossero la stessa cosa e richiederebbero la stessa ricetta. Non è questo il caso, l'inflazione da offerta va gestita anche con sussidi fiscali, va gestita guardando all'impatto sui profitti delle aziende perché è un tema di costi crescenti più che di domanda crescente, quindi non a caso c'è un tema di profitto, e per cui se poi queste cose iniziano a materializzarsi, allora sì che ti trovi con dei tassi troppo elevati rispetto a quello che il sistema economico richiede. Per cui, secondo me, ben fanno le banche centrali a muoversi con cautela. Per usare una battuta anglosassone che mi ricordava un amico oggi che lavora sui mercati finanziari, da tapering a tampering è un attimo, no? Cioè, e È una quindi battuta molto attenzione, sottile, assolutamente, è una assolutamente. battuta molto sottile, cioè dunque è pericoloso anche reagire un po' di fretta in termini di rialzi dei tassi. Lei ha menzionato una parola chiave, a mio avviso, che forse nel prossimo trimestre diventerà una specie di buzzword, ovvero una parola usata molto spesso. Spero di no, ovviamente. Stiamo parlando della stagflazione. A suo avviso, ci sono dei rischi concreti, e se ci fossero, dove? Più negli Stati Uniti o più all'interno dell'Eurozona? Allora, io non penso che ci siano dei rischi, cioè non penso che il sistema economico stia andando verso una stagflazione, su questo voglio essere molto chiaro, nel senso che io vedo un'inflazione che si riassorbe, quindi da questo punto di vista una domanda che continua a crescere nel momento in cui il sistema economico si normalizza rispetto allo shock da Covid. Quindi se non facessimo niente e potessimo tollerare un'inflazione che immaginiamo in fase, diciamo, di riassorbimento, sia pure più lento del previsto, il sistema economico andrebbe gradualmente a ridurre i prezzi su livelli di inflazione sicuramente più elevati dello scorso decennio, ma non incompatibili con l'obiettivo delle banche centrali e su tassi di crescita sicuramente positivi. Il rischio qual è? Il rischio è che questa pressione del mercato, che ripeto, confonde uno shock di domanda con uno shock di offerta a portare i tassi al rialzo, obblighi in qualche modo le banche centrali, qui sono più preoccupate della Fed che della BCE, a tirare sui tassi in maniera eccessiva e troppo veloce. A quel punto, quando lo shock di inflazione si riassorbe, ci troviamo con un livello di tassi che però ha già mandato l'economia in una fase di rallentamento che non ha senso. Quello rischia di configurare uno scenario per qualche mese di stagflazione, dove i prezzi restano elevati, ma l'economia inizia a ridursi. E questo, secondo me, quindi sarebbe una stagflazione indotta da un errore di policy delle banche centrali che spero si possa davvero evitare. In altri termini, non mi sorprenderei, e bene fa BCE a stare ferma e vedere che succede, e invece non mi sorprenderei se poi a un certo punto Bank of England, per esempio, che è iniziato in maniera molto aggressiva a tirare sui tassi, o addirittura Fed verso giugno ci dicessero: no, guardate, le situazioni sono cambiate, la crescita sta rallentando, i prezzi stanno scendendo, quei quattro rialzi di tassi che vi aspettavate non ve li faccio più, ve ne faccio solo due. Ecco, questo potrebbe essere uno scenario possibile, proprio per evitare un rischio di quel tipo lì. Allora, io vorrei focalizzarmi un attimo anche sull'Italia, che si trova in un momento importante per più motivi, ovviamente. Un momento clou dopo le presidenziali, che sono state molto, molto chiacchierate per ovvi motivi, con un governo, con una maggioranza che non si sa se potrà continuare o meno. Un'inflazione al 4,8%, non per forza sia naturalmente una cosa brutta, perché è dovuta anche alla crescita, a parte alle pressioni sul comparto energetico che si manifestano non soltanto in Italia, ma all'interno dell'Eurozona. Le chiedo quali sono, a suo avviso, i rischi principali per la crescita dell'economia italiana nel 2022, cioè da una parte l'incertezza politica o i prezzi legati all'energia?
Allora, sull'incertezza politica io mi sento di essere, diciamo, abbastanza tranquillo perché spero ovviamente di non essere smentito dai fatti, però il passaggio alle presidenziali di fatto ha mostrato che almeno fino a settembre, cioè fino a quando i parlamentari non saranno tranquilli del fatto che avranno chiuso la loro legislatura anche da un punto di vista come dire, della loro pensione futura, che poi è la scadenza, se vogliamo, economica vera, quella, e non c'è nessun interesse a precipitare una crisi di governo, a rischiare elezioni anticipate. E i due leader che in qualche modo hanno tentato una spallata per far arrivare alla presidenza una soluzione alternativa a quella di Mattarella o di Draghi, che erano le due sole alternative che garantivano la continuità del governo, cioè mi riferisco a Salvini e a Conte, evidentemente hanno perso quella battaglia lì e quindi in questo momento si trovano anche abbastanza poco credibili nel momento in cui dovessero minacciare qualunque tipo di crisi di governo, perché non è chiaro quali truppe parlamentari possano essere in grado di non votare un provvedimento di governo e precipitare una crisi, perché poi al momento del voto, come si è visto, i leader non vengono, tra virgolette, seguiti dalle truppe parlamentari che pensano di avere. E questo, se vogliamo, rafforza l'azione del governo, perché consente al governo di tirare dritto e mediare un po' meno rispetto a quanto ha fatto negli ultimi mesi, in particolare nell'ultimo mese di dicembre, dove evidentemente il passaggio del Quirinale con uno dei col capo del governo anche in ballo per quella corsa, ovviamente qualche rallentamento sull'azione di governo l'ha avuto. Per cui dal mio punto di vista il rischio vero è quello, diciamo, di non per ragioni tecniche, per ragioni istituzionali più che politiche, di faticare a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che abbiamo, li ricordava lei prima, sono oltre 100 le milestone target che dobbiamo raggiungere a fine del 2022 per avere la tranche successiva di aiuti dall'Europa. E con alcune riforme anche importanti, la legge sulla concorrenza, la riforma dell'alta dirigenza, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi insomma abbiamo un po' di passaggi delicati e questo tema inflazione energetica non è neanche un tema banale perché cosa succede? Noi per mettere a terra il PNRR dobbiamo procedere a tutta una serie di spese correnti, anche in termini di assunzione di personale che serve a rimpiazzare anni di turnover, di blocco delle assunzioni, quindi mancanza di personale, soprattutto negli enti locali, per gestire la massa di investimenti che sta arrivando. Queste assunzioni sono state sbloccate con i recenti provvedimenti del governo che hanno dato molta più flessibilità sulle assunzioni, pur ovviamente in un quadro di controllo stretto di quello che poi le persone assunte andranno a fare, ma queste assunzioni si finanziano su spesa corrente. Se la spesa corrente va per pagare la bolletta energetica di scuole, asili e illuminazione pubblica, evidentemente si comprimono gli spazi per le assunzioni e quindi da questo punto di vista in qualche modo la macchina statale fatica un po' di più a mettere a terra i progetti PNRR. Quindi dal mio punto di vista la priorità principale è un po' il lavorare sull'assistenza tecnica, su quello che si chiama capacity building, la costruzione di capacità amministrativa a livello locale per fare in modo che affiancati dal livello centrale i progetti possano essere realizzati. Non è che non si stia facendo niente da questo punto di vista a livello centrale, nei prossimi giorni arriverà un decreto del MEF che diciamo operazionalizza un accordo che è stato fatto tra MEF e Cassa Depositi e Prestiti alla fine di dicembre. Su questo tema ci sono ampie risorse centrali a disposizione degli enti locali per farsi aiutare a mettere a terra il PNRR, però ovviamente come sappiamo, ora che parte tutta la macchina ci vuole sempre un po', e quindi da questo punto di vista per me questo è il rischio più grande. Grazie mille, Carlo Altomonte, Università Bocconi, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione e buon proseguimento. Arrivederci.